Da Bronte a Milano, di Fabio Capicelatro. Regia Giuseppe Venetucci. Settima puntata. La banda del Matese. Prima parte. Quello che ci ruppe definitivamente le gambe fu il tempo. Già il freddo e la neve ci avevano fatto molto soffrire. E le notti passate allo scoperto avevano ridotto in cattivo stato molte di noi. Quando infine giunse l'acqua. Un'acqua ostinata che sopportammo due notti e due giorni. Eravamo tutti in uno stato deplorevole. Sotto l'acqua da 48 ore. Le munizioni liquefatte dalla pioggia. E i fucili diventati inservibili. Facemmo l'ultimo sforzo. Tentammo di passare un'altra montagna. Il Monte Casamara. E se ci fossimo riusciti ci saremmo trovati fuori dal cerchio di soldati che si stringevano intorno a noi. E forse avremmo potuto rifarci e tenere la campagna ancora un pezzetto. Ma non ci riuscimmo. Salì per parecchie ore con la neve fino alle ginocchia e sempre battuti dall'acqua. E infine si trovò davanti ad una roccia tagliata a picco. Scese e ricominciò a salire da un'altra parte. Ma per molti di noi era diventato impossibile camminare. La notte si avvicinava. La notte si avvicinava e sopraggiunse la nebbia. Allora fu evidente che nessuno di noi avrebbe raggiunto la vetta. Non potemmo fare altro che scendere raccogliendo per strada quelli che erano rimasti indietro. Andammo a ricoverarci in una cascina. Ormai qualunque resistenza sarebbe stata impossibile, perché i fucili erano bagnati e pieni di neve fino alla bocca. Così scriveva nel 1881, in una lunga lettera all'amico Amilcare Cipriani, Pietro Cesare Ceccarelli, uno dei componenti della banda del Matese, raccontando la rivolta che nelle intenzioni degli anarchici avrebbe dovuto coinvolgere le popolazioni contadine del Beneventano per poi estendersi a tutto il meridione. Sono Carlo Cafiero, Enrico Malatesta e lo stesso Ceccarelli, ovvero tre dei più importanti esponenti anarchici a progettare il disegno insurrezionale. Bakunin è morto da un anno, nel 1876, e i moti in Romagna sono solo il ricordo di un fallimento. Ma nonostante tutte le traversie, i capi del movimento tornano alla carica nella convinzione di poter guadagnare le simpatie della gente. O di quella che oggi chiameremmo l'opinione pubblica, con degli atti spettacolari e dimostrativi. A prescindere dall'esito più o meno vittorioso. È la nuova linea del movimento anarchico. La rivoluzione vera e propria nessuno sa quando e se ci sarà. Ma nel frattempo non si può certo stare con le mani in mano. I militanti anarchici devono comunque agire, compiere atti insurrezionali che abbiano carattere dimostrativo. Questa tesi, che va sotto il nome di propaganda del fatto, viene discussa vivacemente al Congresso di Firenze nell'ottobre del 1876. Congresso che peraltro si svolge clandestinamente, di notte, in una locanda della borgata Tosi. Anche perché la polizia ha già operato numerosi arresti e tra gli altri è finito nuovamente in manette anche Andrea Costa, che deve scontare un mese per non aver rispettato una ammonizione. Compagni, amici, per favore, un po' di silenzio, per favore. Compagni, un po' di silenzio, per favore. Ma insomma, allora vorrei innanzitutto ricordare quali sono i punti all'ordine del giorno. E precisamente, primo, l'opportunità o meno per l'Internazionale di prendere parte alle elezioni politiche. Secondo, la posizione dei socialisti e degli anarchici di fronte alle forme istituzionali borghesi. Infine, calma, infine l'organizzazione delle casse di resistenza. Compagni, vi prego, non abbiamo molto tempo, siamo sempre con la polizia alle calcagna, direi di cominciare subito la discussione. Dichiaro quindi aperto il terzo congresso della Federazione Italiana dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori e la parola va ora al compagno Carlo Cafiero. Bravo Carlo! Grazie, compagni. Prima di discutere sui temi prospettati da Enrico vorrei però ricordare l'amico e compagno
Michele Bakunin. Io credo che sia superfluo dire quanto la sua morte costituisca per tutto il movimento internazionalista una perdita incolmabile. Io spesso ho avuto momenti di contrasto con lui, e adesso che non c'è più mi sale il rimorso per certe mie posizioni intransigenti nei suoi confronti. Era un uomo buono e generoso, fedele alla causa rivoluzionaria fino all'ultimo. E se oggi in Italia abbiamo una così vasta organizzazione, un così gran numero di aderenti, lo dobbiamo alla sua instancabile opera. Compagni, onore al compagno Bakunin. Viva la rivoluzione! Grazie compagni, grazie. Ora vorrei richiamare la vostra attenzione sulla ripresa delle attività insurrezionali che ci proponiamo di fare. Calma per favore, lo so, sto per parlare di un argomento delicato, ma questa volta siamo organizzati meglio di 2 anni fa e il coordinamento tra le varie federazioni è perfettamente funzionante. Dobbiamo raccogliere dei seguaci! Dobbiamo fare in modo da diffondere l'idea anarchica! Bravissimo! Certo, ma ci stiamo riuscendo! Ricordate cos'è successo ad agosto, appena 2 mesi fa? Certo. Qui a Firenze stavano processando un operaio accusato di aver pubblicato un giornale socialista. Certo. E molti di voi ricorderanno cosa successe. L'operaio si difese esponendo le teorie dell'Internazionale e ricordando la Comune di Parigi. Ebbene, il pubblico lo ascoltava ammirato e spesso lo applaudiva. E quando il giudice lo condannò, tutti presero a rumoreggiare, a fischiare. E questo significa che le nostre idee cominciano ad essere conosciute e apprezzate. L'atto rivoluzionario per noi, in questo momento, deve essere un atto di propaganda. Il congresso di Firenze dell'ottobre 1876 è importante anche perché sancisce una svolta che potremmo definire post-bakuniana, ovvero il passaggio dall'idea collettivista secondo la quale ciascuno deve ricevere in base al proprio lavoro, a quella comunista, ovvero ciascuno deve lavorare secondo quello che gli permettono le sue forze e deve ottenere in cambio il soddisfacimento di tutti i suoi bisogni. Ma il congresso è noto anche perché ha uno svolgimento piuttosto movimentato. Viene infatti bruscamente interrotto quasi subito. Bravo! Bravo! Siamo d'accordo. No, quello che dice il compagno Emilio è vero. Le forme istituzionali borghesi. Cosa c'è? I carabinieri! C'è una pattuglia che sta salendo dalla strada! Via, prego! Compagni, ordine! Prendiamo i verbali, tutti i documenti, andiamo, ma mi raccomando, con estrema prudenza! Compagni, non facciamoci prendere dal panico! I delegati, che sono in tutto una quarantina, sono costretti a prendere la via dei boschi. Camminano per oltre 4 ore, finché verso l'alba trovano un luogo tranquillo, dove poter proseguire il dibattito. È una scena surreale, un congresso tenuto in una radura, ma questo è il prezzo da pagare alla causa rivoluzionaria. Tenendo i carabinieri ancora ben lontani, i delegati riescono comunque a concludere i lavori e approvare l'ordine del giorno. Allora, compagni, vi prego, per quanto riguarda il nostro atteggiamento nei confronti del governo, abbiamo preparato una lettera di protesta. Invito i compagni a firmarla, ve la leggo. I sottoscritti, membri dell'Associazione Internazionale, delegati al Terzo Congresso Regionale Italiano, prendono atto della condotta del governo riparatore e della borghesia liberale d'Italia verso l'Internazionale. Non se ne lamentano perché riconoscono essere questa la via che fatalmente devono percorrere tutti i governi, dalla Repubblica più radicale all'assolutismo più dispotico, e tutte le classi privilegiate. Se ne rallegrano perché sanno che le persecuzioni scavano sempre più profondo l'abisso tra gli oppressi e gli oppressori
ed avvicinano sempre più il giorno della rivoluzione. Ecco, i delegati qui possono, se vogliono, possono prendere visione e firmare. Io invece procederei adesso alla discussione sul programma comunista, in modo da preparare una mozione. Ma allora voi volete il comunismo? No, non come lo intendi tu o come lo intende Carlo Marx. Noi siamo sempre per il collettivismo. Ma scusi, non è dunque la stessa cosa? No, compagno, no. Il comunismo significa che tutte le proprietà finiscono nelle mani dello Stato. Mentre il collettivismo è quell'organizzazione che prevede la gestione del lavoro, dei prodotti del lavoro e dei mezzi di produzione da parte di società di lavoratori tra loro federate. No, vabbè, è certo. Alla fine, come ricorderà Malatesta, il programma comunista anarchico viene firmato da tutti i delegati, con l'eccezione di uno solo. L'aggiunta dell'aggettivo anarchico serve a tenere ben distinto il programma da quello comunista di Carlo Marx, con il quale si sono avuti sempre vivaci contrasti. Il congresso approva e riafferma inoltre la tattica di agitazione rivoluzionaria e la linea di intransigenza anarchica. Non si illudono gli anarchici sulle intenzioni del nuovo governo. Da pochi mesi è al potere la sinistra guidata da Agostino De Pretis. Ma l'atteggiamento nei confronti degli internazionalisti si mostra tanto persecutorio quanto quello dei precedenti governi di destra. Come abbiamo visto, gli anarchici sono costantemente braccati da polizia e carabinieri. E la questione finisce anche in Parlamento, dove il deputato Saladini chiede chiarimenti al ministro dell'Interno Nicotera. La domanda che intendo rivolgere al signor ministro è questa. Perché si è voluto assolutamente proibire il congresso internazionalista che si doveva tenere a Firenze il 22 ottobre? E perché si arrestarono diversi cittadini che vi si recavano sotto l'imputazione di malfattori? Non è certo la simpatia per le teorie internazionaliste, sulle quali sono tutt'altro che tenero, che mi induce a porre queste domande. È il rispetto dei diritti di ognuno, anche delle minoranze. È il timore che si voglia tenere un metodo, secondo me erroneo e dannoso alla stessa società, di muovere guerra agli internazionalisti. Il ministro Nicotera, dal canto suo, ribadisce la lungimiranza e la liberalità del suo ministero nei confronti di tutte le associazioni, ma facendo rilevare la specificità delle organizzazioni anarchiche. E incorrendo anche in una gaffe involontaria, non essendo evidentemente a conoscenza del fatto che l'ultimo congresso degli anarchici si è svolto proprio all'aria aperta, al di là delle stesse intenzioni dei congressisti. Dunque, questi riformatori, questi cosiddetti internazionalisti, spesso tengono delle riunioni. Per provare che siffatte riunioni sono ben diverse da quelle tenute dai greci patrioti, che rispetto, quantunque non condivida le loro opinioni, basterà notare questo fatto. Che cioè gli internazionalisti non si riuniscono all'aria aperta, in luogo pubblico, come fecero i repubblicani a Genova. No, gli internazionalisti tengono riunioni segrete, perché esse non hanno già per scopo il ragionare di una o di altra forma di governo, ma di ben altro. Ora, nella riunione di Firenze intervenivano taluni ammoniti. Un congresso di ammoniti, ne sono certo, non lo vorrà neanche l'onorevole Saladini. Lei dice dunque che senza timore di imbattersi in un processo politico si possono ben condannare le associazioni internazionalistiche sotto altro carattere, sotto altra accusa. Insomma, si viene a dire... La posizione del governo nei confronti degli internazionalisti è dunque abbastanza chiara ed è quella della linea dura. In quella stessa seduta il Parlamento vota lo stanziamento di 750.000 lire per i fondi segreti della polizia e non è difficile capire che questo significa un orientamento repressivo nei confronti delle associazioni anarchiche. In questo clima nasce e matura il progetto insurrezionale della Banda del Matese,
Non è ben chiaro quando viene deciso. Probabilmente già al congresso di Firenze se ne è parlato, anche se solo su linee generali. L'idea viene messa a punto da Cafiero e Malatesta nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 1876, dopo i congressi di Firenze e di Berna. Ne discutono anche con Costa, che si mostra però non del tutto convinto. Io non credo che un'azione del genere sia proponibile. E invece dobbiamo ripartire dal meridione. È lì che ci sono le condizioni migliori per l'insurrezione. Guarda, abbiamo individuato questa zona del Beneventano, Andrea. È la zona ideale per questo tipo di operazioni. Eppure io dico che un tentativo del genere è destinato all'insuccesso. A meno che non venga prima preparato adeguatamente. Che intendi dire? Beh, l'esperienza l'avete fatta. Sapete bene che occorre prima preparare la popolazione, fare molta propaganda. Ci vorrebbe un giornale, almeno un foglio, un periodico distribuito tra la gente. Già, e ci vorrebbero 10 anni di propaganda allora. Prendiamo atto della realtà, Andrea. Come possiamo fare propaganda? Attraverso la stampa. Beh, ma questi sono poveri contadini, la maggior parte di loro non sa né leggere né scrivere. E allora si può cominciare a istruirli. E poi si può fare propaganda anche con le semplici parole, parlando loro, spiegando com'è la loro condizione, facendogli capire che possono e devono uscire dalla miseria. Ma Andrea, ne abbiamo già parlato durante i congressi. Quale migliore propaganda dell'insurrezione? Se l'insurrezione fallisce non è una buona propaganda. No, no, non è così. Hai visto in Emilia? L'insurrezione è fallita, ma al processo la gente ci applaudiva, ci gettava fiori. Sono due realtà diverse, io non credo che i contadini vi appoggerebbero. Sono sicuro che quando vedranno bruciare tutte le scartoffie custodite nei municipi, saranno dalla nostra parte senza esitazione. Non so che dirvi, amici. Resto della mia idea, questo progetto non mi convince, ma se voi ritenete opportuno portarlo avanti, io sarò dalla vostra parte. Appena avremo il segnale, ci solleveremo anche noi in Romagna. Malatesta e Cafiero si basano sulla convinzione che ormai la rivoluzione può partire solo dalle masse contadine meridionali, le più oppresse e le più povere, quelle che fino a quel momento hanno espresso il loro malcontento solo attraverso il brigantaggio, che alla fine non ha dato nessun risultato. È questo malcontento diffuso che va sfruttato e incanalato verso una lotta giusta. La fiducia in questa tesi viene ribadita anche da Ceccarelli. La scelta della zona del massiccio del Matese ha anche una motivazione pratica, dal punto di vista strategico e tattico. In questo gli anarchici assimilano la lezione del brigantaggio, che se stato sconfitto sul piano politico era invece militarmente quasi imbattibile. Avevamo scelto il Matese perché è una giogaia che si trova al centro del sistema dei monti del Mezzogiorno, adatta per la sua struttura alla guerra di bande, abitata da una popolazione battagliera, che dette un contingente fortissimo al brigantaggio e che credevamo disposta a ricominciare. Scelse il Matese perché contava su uomini molto conosciuti in quei posti e molto pratici dei luoghi per aver fatto chi il brigante, chi il soldato contro i briganti, chi per il semplice fatto di fare il cacciatore in quei monti. È vero che lo scopo principale dell'insurrezione nel Beneventano è soprattutto uno scopo propagandistico. Pertanto l'esito militare diventerebbe secondario, ma questo non significa che non si sia pensato a organizzare le operazioni in ogni dettaglio, puntando anche ad ottenere qualche risultato concreto sul campo. Tra queste montagne, tutti ricordano le gesta di Fra Diavolo, che sul finire del Settecento ha creato seri grattacapi alle truppe francesi. O ancora più di recente quel Michele Caruso che proprio a Benevento fu catturato e fucilato nel 1863. L'obiettivo degli anarchici è quello di tenere in scacco le forze dell'ordine il più a lungo possibile. L'inizio delle operazioni viene fissato per i primi di maggio, ma per motivi poco chiari viene anticipato di un mese. E questa mossa si rivelerà decisiva per l'esito dell'insurrezione. E così, la mattina del 3 aprile, una carrozza si ferma nella piazza del paese di San Lupo. Ne scendono un signore alto e distinto, una signorina bionda e un terzo signore che si qualifica come segretario interprete. Già, perché i tre sono turisti inglesi. Almeno, così devono apparire. In realtà, il signore distinto è Carlo Cafiero,
il segretario Enrico Malatesta e la signorina è una ragazza russa che fa parte della nutrita pattuglia di bakuniani che hanno scelto l'Italia come terra per sperimentare la rivoluzione anarchica. I tre sono giunti a San Lupo per prendere possesso di una casa presa in affitto e da usare come base e deposito di armi. Ha fatto un buon lavoro tuo fratello. Qui sembra tutto tranquillo. Non ci disturberà nessuno. A parte il notaio. Il notaio? Sì, l'amministratore. Sembrava che volesse venire a vedere la casa perché il proprietario vuol fare dei lavori. Voleva venire qui? Sì, ma per fortuna Salvatore e Domenico sono stati lesti a trovare una scusa per non farlo entrare. Bene, domani arriveranno altri compagni, allora potremo fare il punto sulla situazione. Ma quanti uomini siamo riusciti a raccogliere? Pietro mi ha assicurato che saremo un centinaio, ma ho paura che non riusciremo a raggiungere quella cifra. Perché? Tutto dipende da come si metteranno le cose a Napoli e a Roma. È da lì che arriveranno gran parte dei compagni, sempre che riescano a non cadere nelle trappole della polizia. Via, 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 non pensiamo al peggio. Tutto andrà come abbiamo progettato. Lo spero. Non vorrei aver portato tutto questo carico di armi per nulla. Nei giorni successivi cominciano ad affluire a San Lupo altri internazionalisti alla spicciolata. Ma le preoccupazioni di Malatesta non sono campate in aria. Nonostante le mille precauzioni, la polizia segue silenziosamente i movimenti dei rivoltosi. Da molti giorni sanno che sta per succedere qualcosa di grosso, tanto è vero che già il 26 marzo, ovvero una settimana prima dell'arrivo degli anarchici a San Lupo, il questore ha scritto al prefetto di Napoli per esporre la situazione. Entro la corrente settimana debbono cominciare ad arrivare in Napoli alcuni internazionalisti di altri paesi per dirigersi il primo o il 2 dell'entrante mese in detta località di San Lupo. Comunico alla Signoria Vostra Illustrissima le suddette notizie con la massima riservatezza, raccomandando che le indagini che si volessero praticare in San Lupo siano le più oculate e le più segrete. Secondo il mio remissivo avviso, sarebbe bene che i caporioni stessi venissero sorpresi solo quando si trovassero riuniti in detta casa con le armi. Il remissivo parere del questore di Benevento collima perfettamente con la linea dettata dal governo, che consiste nel lasciare mano libera ai cospiratori fino al momento in cui iniziano le azioni insurrezionali. Ogni altro intervento preventivo rischierebbe di essere tacciato come persecutorio dalle opposizioni. La sera del 5 aprile, una pattuglia di carabinieri sorveglia da lontano la locanda dove alloggiano i cospiratori. Vedendo delle luci muoversi sulla strada si avvicinano, quando improvvisamente si trovano chiusi tra due gruppi di rivoltosi. Il buio fitto non permette di riconoscerli subito. Chi è là? Sono carabinieri. Alzate le mani! In nome della legge. Due dei quattro carabinieri vengono colpiti. Gli altri due riescono a scappare e a mettersi in salvo. L'imprevista sparatoria fa però precipitare gli eventi. Ormai gli internazionalisti devono accelerare i tempi, raccogliere le armi e iniziare la marcia verso i paesi da conquistare. Abbiamo trasmesso Da Bronte a Milano di Fabio Capicelatro. Hanno partecipato gli attori Roberto Accornero, Andrea Beltramo, Domenico Brioschi, Riccardo Forte, Marco Marelli, Claudio Parachinetto, Laura Righi, Paola Roman, Antonio Sarasso, Vittorio Viviani. Realizzazione tecnica Ezio Ivaldi. Assistente alla regia Felice Marenco. Regia Giuseppe Venetucci. Programma realizzato negli studi di Torino della RAI.